campagna elettorale, quindi però ognuno pensa quello che vuole. Io accolgo un invito di tutte le persone che mi invitano per parlare di questo problema, e là dove ci sono persone di buona volontà abbiamo il dovere di andare, quindi sono venuto anche qui. L'altro giorno eravamo con l'onorevole Nicola Caputo, quindi ringrazio veramente tutti quanti per questo invito che abbiamo accolto con grande gioia. Io sono un prete della Chiesa Cattolica e vorrei dirvi solamente che la Chiesa Cattolica in Campania è molto attenta a questo problema. Proprio ieri i vescovi campani, con a capo il cardinale Crescenzio Sebe, hanno dato alla stampa un comunicato, una nota, per chiedere ai nostri parlamentari italiani di poter approvare quanto prima questo disegno di legge sui reati ambientali, perché se noi ai magistrati non diamo le armi per combattere, alla fine le nostre saranno solamente parole. Quindi sappiamo molto bene che questo disegno di legge non è il massimo, come sempre accade, però forse è meglio accontentarsi di quello che c'è e passare già ai fatti, anziché vedere questi disonesti criminali farla franca e andare a casa dopo aver pagato semplicemente una multa per lo scempio che hanno determinato. Io ho ascoltato con molta attenzione la dottoressa Caramat e mi sono meravigliato fortemente, per la verità io non sono un esperto, non so, io sono un prete, prima di essere prete ho lavorato in ospedale, sono un paramedico per 10 anni, però sono stato tirato in questa storia, ve lo assicuro, mio malgrado, ho fatto di tutto per difendermi e per non entrarci dentro. Se mi chiedete perché, la mia risposta è molto semplice: perché ho un grande rispetto per le competenze altrui. Io ho studiato teologia, non ho studiato altre cose per cui posso parlare da competente, ma quando mi sono reso conto che io sono parroco a Caivano, in provincia di Napoli, ai confini con la provincia di Caserta, quindi del pieno di questo territorio che passerà poi alla storia come la terra dei fuochi. La dicitura che a me non piace, perché noi fuochi non li abbiamo mai visti, noi abbiamo visto sempre solamente fumi neri, tossici, ma non fuoco schioppettante. Ma quando mi sono reso conto che quello che accadeva vedeva così poco preoccupate le nostre autorità, ho capito che bisognava fare qualcosa in più. E sono addolorato, ma sono per davvero addolorato, di arrivare in Europa e parlare male della mia Italia. Io sono un italiano, napoletano, amo la mia Italia, amo la mia terra, però Platone è mio amico, la verità mi è più amica di Platone. Dicevo, sono rimasto molto meravigliato da ciò che ha detto la dottoressa Caramat, perché ho capito, almeno ho capito io, può darsi che magari mi sia anche sbagliato, che la dottoressa parla ancora solamente dei rifiuti urbani, cioè della monnezza della nonna, delle immondizie della nostra casa. Dottoressa, il dramma che noi viviamo non viene soprattutto dalle immondizie delle nostre case. Il dramma che noi viviamo viene soprattutto, innanzitutto, al di sopra di tutto, dalle immondizie delle industrie. E se noi, io ho scritto così, se un medico non fa una diagnosi esatta a un paziente, la cura si rivelerà non solo inefficace, ma potrà diventare addirittura mortale per quel paziente là. E chi vive in ospedale, chi lavora in ospedale lo sa molto bene, non c'è niente di peggio per un paziente avere una diagnosi sbagliata, perché la diagnosi sbagliata porterà a una terapia sbagliata che si potrà rivelare addirittura mortale. Quindi non, anche per quanto riguarda le discariche, se d'altronde la cosa è sotto gli occhi di tutti, perché tante discariche? Ma perché servivano per occultare i rifiuti delle industrie. Per questo motivo qua ci saranno tante discariche, perché il problema grave sono i rifiuti delle industrie, e qua si apre uno scenario che è non solo pericoloso ma è terrificante, perché dottoressa, l'abbraccio mortale dell'industria disonesta con quella che è la camorra si rivelerà per davvero qualche cosa di micidiale per la nostra gente. Noi abbiamo
da sempre sul nostro collo il fiato puzzolente della camorra che impedisce lo sviluppo delle persone per bene, impedisce un cammino civile, democratico, in un paese civile e democratico. Però attenzione, queste parole ce le disse a me al dottor Marfella, che sta là, che meglio di me potrebbe parlare di queste cose, ce le disse proprio il pentito Carmine Schiavone, quando noi siamo andati a trovarlo, abbiamo fatto di tutto per poterlo incontrare prima che morisse. Mi disse Carmine Schiavone, la Camorra avrebbe potuto fare ben poco se non avesse trovato agganci proprio nel cuore dello Stato. E questo abbraccio mortale che si rivelerà per davvero micidiale per tutti quanti noi, non è la Camorra in quanto tale. Questo farà dire a Raffaele Cantone, tra un camorrista e un colletto bianco insozzato, io preferisco avere a che fare con il camorrista, perché io so da chi dovrò difendermi. Ma quando un colletto bianco siede poi in certi luoghi dove dovrebbero sedere solamente galantuomini, ecco qua che allora noi abbiamo i nostri nemici. Dottoressa, tanti sindaci con i quali noi siamo andati a parlare, a chiedere quasi qualche volta per pietà che si interessassero del nostro dramma, dopo qualche tempo sono stati inquisiti, arrestati per associazione mafiosa. Quella persona con la quale io andavo a parlare, perché era l'Italia, avevo una fascia tricolore per la quale mio padre si è fatto anni di galera durante la guerra, di prigionia, e mio zio è morto, e chissà quante persone qua hanno i loro parenti morti per difendere quel nostro tricolore. Ecco allora, se noi continuiamo a parlare della monnezza della nonna, noi siamo completamente fuori luogo. Non solo non abbiamo risolto un problema, ma abbiamo reso un pessimo servizio a questo problema. Perché? Chi è che non vuole questa legge in Italia? Io mi chiedo, ma allora chi ci ha avvelenato vuole continuare ad avvelenarci? Chi ha messo a morte la nostra gente, mio fratello, i figli di, il figlio di Anna, il figlio di Marzia, questi bambini, i nostri adolescenti, ma forse vogliono continuare? Beh, la risposta è sì. Ed ecco allora la multa, lo diceva bene prima Pier Nicola, si multa l'Italia e quindi multiamo gli italiani. Ma coloro che hanno imbrogliato, quindi gli affari si fanno a livello privato, perché i milioni entrano nelle tasche dei privati e poi l'Italia in quanto tale viene multata. Allora io mi sono detto qualche volta, scherzando anche con i nostri collaboratori, dottoressa, ho detto, ma abbiamo fatto solamente guai noi, abbiamo fatto multare l'Italia, abbiamo fatto un danno enorme all'agricoltura, voi lo sapete, ma io mi chiedo e chiedo anche se ci stanno ascoltando i nostri amici agricoltori in Campania, ma di chi è la colpa, di chi? Chi è che doveva mappare un territorio per dire questo terreno è avvelenato e mettiamolo, come diceva Stefano, hanno fuggito una volta per sempre, mettiamoci il pioppo, la canna da fosso e poi non se ne parli più. Però attenzione, nel momento in cui abbiamo individuato il fungo avvelenato, possiamo dire alla gente, sentite per favore, mangiate i funghi con serenità, gli altri sono ottimi. Questo terreno è stato avvelenato, l'altro no, e allora mangiate i prodotti di questa terra senza che nessuno poi ci vada a speculare sopra. Non so se mi faccio capire. Dottoressa, quel poco che è successo in Campania, noi lo dobbiamo a questi volontari. Non è stato papà lo Stato a venirci incontro e a dire ragazzi, figli, fate attenzione, c'è qualcuno che vi sta avvelenando. No, non è stato così. È stata la gente che ha dovuto prima subito sulla propria pelle e poi senza nessuna competenza, perché noi non abbiamo competenze. Quando qualcuno mi ricorda che non sono uno scienziato, io rispondo sempre, ma io sono un prete. Forse si vede anche da lontano che sono un prete. Non ho mai voluto indossare il camice dello scienziato. Scienziato sei tu. Ma intanto, se tu sei per davvero scienziato, ci vuoi dire che cosa sta succedendo? Non è che ti puoi nascondere dietro il paravento e dire non ci sono studi scientifici, quindi? Ed ecco qua questo benedetto principio di precauzione. Vedete come tutto torna? Ed ecco anche l'Europa. Questa Europa, la nostra Europa. Noi siamo europei.
Noi siamo italiani, siamo napoletani, non abbiamo rinnegato niente della nostra storia. E allora se tutto questo è vero, voi capite subito che bisogna fare un che serve a un granché. D'altronde già, noi già viviamo in uno stato di povertà incredibile in Campania, la disoccupazione raggiunge dei tassi impressionanti. Nel mio quartiere, io sono parroco in un quartiere disagiato, forse il 98% la percentuale dei disoccupati. A questa gente qua è stato tolto anche il diritto al respiro, il diritto al respiro, oltre che il diritto di poter comprare a chilometro zero la frutta della propria terra, la nostra Campania Felix, la nostra terra di lavoro. Chi ha permesso di sversare 6 milioni di balle, chiamandole poi ecoballe, e ammassarle tutte là a Giuliani? Adesso che cosa fare? Si guardano in faccia. Eccolo qua, siamo stati degli incapaci? Bene, chi è stato incapace? Adesso quindi andiamo a pagare ancora una volta noi. Io sono per davvero contento, penso che qualche cosa stia avvenendo. Sapete che Papa Francesco, la prossima enciclica sarà certamente...